si apre una stagione molto importante. Noi abbiamo lavorato molto per cercare di recuperare questa presenza di russi in Calabria. Questo è il primo tassello importante. Le giorni scorsi abbiamo incontrato un altro tour operator, sempre a Reggio Calabria, nella circostanza di quell'evento del Consiglio regionale. Oggi arrivano i primi turisti nella nostra regione, arrivano i primi turisti a Reggio Calabria, arriva per la prima volta nella storia un volo da Mosca. Mi sembra questo un altro grande evento, la dimostrazione del lavoro che noi stiamo portando avanti, l'idea di guardare al turismo in maniera seria e soprattutto sfruttando anche le potenzialità dell'aeroporto di Reggio Calabria, che fino ad oggi è sempre stato mortificato e sacrificato. Un aeroporto che deve certamente migliorare, deve recuperare una funzionalità diversa, ma questo per noi è un grandissimo obiettivo, perché dimostra che il lavoro che abbiamo prodotto in questi anni comincia a dare dei frutti importanti. Un lavoro importante prodotto anche nel segno delle sinergie tra gli enti interessati. Sì, qua abbiamo certamente un rapporto importante. I russi oggi arrivano a Reggio Calabria, atterrano a Reggio Calabria perché la regione ha messo in campo delle risorse, perché la regione ha lavorato, perché la regione crede nello sviluppo, nella crescita del comparto turistico, perché la regione mette i soldi per fare questo tipo di investimenti. Se ci fosse il supporto maggiore anche su altri livelli istituzionali, probabilmente faremmo molto di più, però intanto questo mi sembra che sia un risultato significativo della dimostrazione dello sforzo che noi abbiamo prodotto valorizzando i tre aeroporti calabresi, Lamezia, Crotone e Reggio Calabria. Questo per noi diventa un momento significativo della nostra azione e speriamo che possa produrre tanti altri effetti positivi. Arrivano i russi e probabilmente non saranno i soli e gli unici. Ecco, arrivano i primi flussi turistici, però ci sono anche tante altre emergenze che vanno affrontate, soprattutto per quel che riguarda il territorio, l'emergenza rifiuti e le questioni legate alla depurazione. Ecco, quali azioni sono state messe in campo o si intendono mettere in campo, in tal senso anche per regalare un'immagine, forse quella vera, della nostra parte? Sul tema dell'emergenza rifiuti è la dimostrazione che i 15 anni di commissariamento non siano serviti a nulla, perché sono serviti soltanto a restituirci l'emergenza. Siamo nuovamente in difficoltà, una difficoltà che ormai dovrebbe venire meno nei prossimi giorni, perché ci sono una serie di azioni che stiamo mettendo in campo. In alcune realtà, come Reggio, abbiamo offerto anche delle chance alternative, poi bisogna assumersi anche le responsabilità, non sempre questo purtroppo accade, non sempre forse ci sono le condizioni per farlo. Dopodiché chiaramente ci sono altri aspetti legati ad altre emergenze, giustamente come quella della depurazione. Noi abbiamo messo in campo tante risorse, io non so adesso a che punto sia la procedura di Reggio Calabria, dove come regione ho finanziato 4.200.000 euro, 700.000 euro per il depuratore di Pellaro, per il miglioramento e maggiore funzionamento del depuratore di Pellaro, 3.500.000 euro per superare finalmente il problema storico, perché qua a volte diventa divertente scoprire che ci sono politici che portano i giornalisti a verificare qual è il tema dei problemi della depurazione, quando loro, quando hanno governato, ci hanno lasciato questa eredità, cioè quella situazione di difficoltà della depurazione. Questi 3.500.000 euro dovrebbero dare una risposta importante al centro cittadino di Reggio, però io non ho più ovviamente notizie delle procedure che sono state attivate. Speriamo che tutto questo ovviamente produca prima dell'estate degli effetti quantomeno positivi, o quantomeno la certezza dell'avvio dei lavori. Ecco, noi possiamo mettere in campo le risorse, possiamo mettere in campo le azioni, i rapporti, i contatti. La regione non è il terminale di tutto, la regione vive di programmazione e quindi di indirizzi, e quindi poi serve al territorio, ci vuole chi sul territorio concretizzi queste azioni. Questo noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Nel passato, vorrei ricordare che questa città ha avuto autorevoli, si definiscono tali, assessore regionale dei trasporti, ma da queste parti non ho mai visto una compagnia aerea atterrare, mai un tour operator venire qui con i suoi aerei, e quindi tantomeno con compagnie estere, e mai nessuno ha pensato al nostro aeroporto e alla nostra città. Ritornando...